La Guardia di Finanza di Salerno ha donato alla Caritas 57.000 kg di biocombustibile. Il regalo è andato alle sedi di Sapri e Postiglione. Si tratta di oltre 2.200 confezioni di nocciolino a uso riscaldamento, un materiale dotato di un elevato potere calorico, il cui impiego per impianti di biomassa rappresenta una valida alternativa al legno in pellet. La merce in questione era stata sequestrata nell'ambito di un controllo effettuato dalle fiamme gialle della tenenza di Sala Consilina, guidata dal sottotenente Sebastiano Damora, all'esito del quale era essa risultata priva delle indicazioni in lingua italiana, contrariamente a quanto prescritto dalle norme vigenti. Ai fini di questa iniziativa, i finanzieri hanno richiesto e ottenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura l'autorizzazione a poter donare il prodotto cautelato, normalmente destinato alla distruzione, a scopi di beneficenza. Al momento della consegna, avvenuta nei pressi della sede della tenenza nel Vallo di Diano, a Sala Consilina, erano presenti i responsabili della Caritas, i quali hanno espresso parole di apprezzamento e gratitudine per la solidarietà manifestata ancora una volta dalla Guardia di Finanza.